più si avvicina alla meta più è difficile, no? Comunque il pressione aumenta, ma stavo pensando a quello che dicevi prima, tu con Cesare almeno per i primi 2 anni la formazione l'ha avuta all'ultima giornata, no? Con le vittorie di Padova, eccetera. Sì, ma sì. La terza volta sarà la terza volta che dovremmo vincere all'ultima giornata. Non abbiamo mai detto che dovevamo avanzare il campionato, che dovevamo vincerlo con 5-6 giornate. Oggi era un match point importante, l'abbiamo sfruttato a metà e quindi ce ne abbiamo un altro domenica fermo, andiamo a cercarlo di migliorare dove abbiamo sbagliato. Oggi non era facile, ma l'avevo detto, oggi non era facile. La tensione era su tutti di noi, noi siamo venuti qua, ci sono chiusi bene, sono ripartiti, hanno giocatori di gamba, fisici, non per quello che hanno vinto 3-1 facile con la Feral Pisalò. E poi queste partite qui, se non hai la lucidità, la tranquillità e la mente tranquilla, le perdi. Anzi, prendi una debacle come è successo alla Reggiana con l'Emestre. Invece noi, tutto sommato, abbiamo preso il gol, ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati al pareggio, abbiamo avuto un'altra occasione con Guidone, ha fatto una buona parata a cose sul tiro di Candido. Il nostro portiere, oggi anche oggi, parate non ha fatte. Però è stata una partita combattuta, ma lo sapevo. E gli episodi, molte volte il primo tempo, i 3 rimpalli non ci sono andati bene, il colpo di testa di Ravanelli l'abbiamo buttato fuori e quindi sapevo che era una partita sporca, però siamo sul pezzo. Chiaro che tutti stasera volevamo essere qui, avere una luce diversa. La luce sarà bella il 6 maggio, tutti per la prima volta così Padova festeggerà in casa che non l'ha mai fatto, l'ha sempre fatto fuori. A meno che domenica noi non diamo un'altra botta e i risultati. Hai detto che... dopo la partita di oggi Padova a mezza bicicletta o col traguardo. Sono convinto. Che certezze ti ha dato questa partita? Che la squadra è sul pezzo, non ha né braccino né paura di vincere, è in buona condizione. È chiaro che adesso la posta in palio è tantissima, quindi ci dobbiamo abituare a queste partite. E quindi cos'è questo? Un processo di crescita che deve essere anche formativo per il prossimo campionato. La Juve per vincere ci ha messo 2-3 anni. Noi ci abbiamo messo, per adesso sembra un anno, speriamo, e quindi ci dobbiamo abituare. Però adesso la vedi lì la meta e quindi ogni tanto il rimpallo vai a farlo con un po' più di dolcezza e quindi sappiamo. Però questa certezza me la dà che queste partite, una squadra che non ha la certezza di lottare per vincere il campionato, le perde. E la Reggiana è stata l'emblema mercoledì. Noi invece l'abbiamo ripresa, senza neanche buttando i palloni, cercando di fare il gioco che avevamo provato. Qualcosa ci è riuscito meglio, qualcosa un po' meno. Però l'abbiamo ripresa, anzi, poi abbiamo avuto anche un'inerzia di battere 3-4 calci d'angoli, la palla di Guinone che è stata rimpalata, ho detto. E quindi è stata sul pezzo, non ha sbragato, è stata lì, ha cercato di tessere il nostro gioco. Può piacere, non può piacere, però questo è il calcio di Serie C. Io ieri ho visto Livorno-Pisa. È stata una partita non brutta di più, come quella, come sono le partite queste. Poi vince chi fa un errore, il portiere che la rinvia male, finora ha fatto gol. È chiaro che se il primo tempo noi forse avevamo un vantaggio, il secondo tempo per noi era diverso. Però poi alla prima occasione che sono andati giù ci hanno fatto gol e lì la partita si era fatta buia. Invece noi siamo stati bravi. Questo gli dico ai ragazzi complimenti, perché non è facile. Posso fare? Hai visto Livorno Pisa in vista di una coppa? No, ho visto Livorno-Pisa perché... certo, l'ho guardata perché mi piace vedere tutti i campionati, se c'è dei giocatori... Certo, ma non era quello, era per vedere i giocatori. Ho visto una partita molto chiusa, molti giocatori coi crampi. Noi abbiamo una buona condizione atletica. Io ho visto i miei giocatori, abbiamo una buona condizione. Quindi non mi preoccupa questo. La scorsa addio dei ferri. E quindi la settimana prima ha battuto facile il Feral Pisalò, quindi una squadra in salute, noi abbiamo retto. Chiaro che preferivo, l'impatto era che noi dovevamo dare vantaggio, e infatti si è visto. Poi piano piano ci è preso un po', diciamo, non la paura, la consapevolezza che se sbagliavamo una volta ci facevano gol e questo è successo. No, ma poi l'hai dimostrato che l'hai recuperata. L'abbiamo recuperata, quindi io sono tranquillo. È chiaro che c'è da soffrire. Nessuno aveva detto che per vincere i campionati non si soffre, anzi bisogna soffrire. A livello statistico, ma perché hai detto in casa, scusa, potresti anche festeggiare? No, potremmo anche festeggiare anche domenica, no. E poi non è mica scontato che la Reggiana batte la donna, per l'amor del cielo. Qui danno tutto per scontato, no, scontati non c'è niente. Bassano, no, Bassano è una grande squadra che noi ci ha fatto soffrire la vittoria, quindi io dico... Ora andiamo a Fermo, loro vanno dal Birolefe e la San Benedettese va a Pordenone. Beh, tu puoi festeggiare a Reggio? Possiamo festeggiare o a Reggio o domenica dopo la partita.
Quindi noi abbiamo i nostri tre match point. Noi se arriviamo a 63 non ci può arrivare nessuno. Siamo a 58. E hai solo una che ti può seguire. Una che mi può seguire, esatto, che è la Reggiana. Se la Reggiana domani non vince, con una vittoria che devi ottenerla, abbiamo vinto. Tu hai parlato di 4 punti. Per me bastano anche tre. Ecco. Perché se domani la Reggiana non vince, noi a 61 pari merito con la Sammeltese, esatto, abbiamo vinto. Quindi tutti siamo qui consapevoli che stasera potevamo festeggiare qualcosa di più. Però prendiamoci una bella mollica di pane e mettiamoci nel saccoggio come ha fatto Pollicino per trovare la strada. Io sono per i piccoli passi. Grazie. Buone. Insomma, un gol pesantissimo, importantissimo. Come lo giudici? No, sicuramente è un gol pesante perché ha ripreso una partita che si era messa nel verso sbagliato. Purtroppo capita, le squadre, come si vede, non regalano niente a nessuno, vengono qua, si affrontano a viso aperto, giocano e ci fanno la guerra, è giusto che sia così. Non era semplice, si era messa male, però abbiamo avuto la lucidità di rimanere calmi e riuscire almeno a riprendere il pareggio. Senti, cosa non è andata all'inizio in questa partita, secondo te? Ma loro erano molto aggressivi, ce l'aspettavamo, però ci venivano a prendere alti e ci hanno messo un po' in difficoltà, quindi non ci hanno permesso di fare le nostre giocate che avevamo preparato in settimana e quindi siamo dovuti ricorrere alle palle alte, che non era semplice per noi tenerle e giocare, e è stato questo un po' il problema. Poi sono andati anche in vantaggio e fortunatamente siamo riusciti a prendere il pareggio. Secondo te ci può essere un minimo forse di problema mentale, sapendo di essere lì proprio a un passo dal traguardo e magari, non so, può essere sbagliata la prossima partita, te lo chiedo. Ma no, noi eravamo, certo, che si avvicina al traguardo, più un po' di tensione c'è sempre, però noi eravamo sereni oggi, avevamo preparato la partita bene, eravamo carichi, non penso che il problema sia stato quello. Il problema è stato proprio per come abbiamo interpretato la partita a livello di gioco, secondo me, perché poi abbiamo dimostrato che comunque c'eravamo, perché riprendere il pareggio non era semplice, quindi vuol dire che la squadra c'era, era viva e non era in tilt. Sicuramente adesso questa settimana saremo ancora più attenti perché andremo in un campo difficile, una squadra che si deve salvare e sarà anche buona la lotta, però noi siamo vivi e non vediamo l'ora di raggiungere il traguardo. Ce lo racconti questo gol? Ma è stata una giocata mia di capello, ho stoppato la palla, la prima cosa che ho pensato è stata ripiazzarla e andata là nel angolino. Ero contento, va bene così. Cosa hai detto a capello per l'assist? No, l'ho ringraziato perché ha fatto una grande giocata, secondo me ha recuperato un pallone che era difficilissimo, è riuscito a mettermelo in mezzo, poi è stato bravo. Diamo un'occhiata alla classifica, ha vinto la Samb, domani gioca la Reggiana. Insomma, sono le ultime partite, cosa bisogna pensare, cosa bisogna fare? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché nel momento in cui abbiamo iniziato a guardare gli altri abbiamo fatto solo dei danni a noi stessi e a tutti quanti, quindi fortunatamente dipende ancora tutto da noi. Noi dobbiamo pensare a noi, se la Reggiana vince, vinca, ma tanto poi noi domenica andiamo in campo e se vinciamo sta sempre avanti. Fisicamente la squadra come sta? No, sta bene, perché fino all'ultimo minuto ha corso, quindi è la dimostrazione che non c'entra la cosa fisica, come hai detto tu prima, adesso c'entra più essere luce a livello mentale. È destino la storia di questa società andare a prendersi le promozioni in Serie B, in particolare in trasferta? Va bene così, che ben venga, l'importante è che arrivi, o in casa o fuori casa, poi basta che poi festeggeremo davanti al nostro pubblico. Grazie Marco. Alla fine si aspettava una notte magica, se vi rinvia. Beh, quello per forza. Notte magica non è arrivata perché le partite sono da giocare e loro stavano bene e non siamo riusciti a portarla dentro perché loro hanno fatto obiettivamente un tiro in porta. Noi abbiamo battuto 10-15 calci ad angoli, fatto cross e non riusciamo a concretizzare evidentemente. Però insomma la squadra c'è, ha fatto la prestazione, peccato che non abbiamo portato a casa i tre punti. Inevitabilmente c'era un po' troppa tensione, per quanto in settimana si era detto no, bisogna andare tranquilli, però era inevitabile, si sentiva nell'aria. Ma
c'è la tensione perché ci teniamo veramente tanto, però questo non deve essere un freno, ci deve dare ancora più carica. Oggi non siamo riusciti a sbloccarla evidentemente, questo ci ha un po' frenati e poi il gol così, insomma, però secondo me siamo stati bravi a non abbatterci e abbiamo subito ripreso la partita rimanendo calmi e alla fine potevamo anche vincerla e non siamo riusciti. Come si prepara questa settimana? Questa comunque carica di tensione al di là del risultato o meno da Reggiano? Guarda, dobbiamo pensare a noi, pensiamo a noi e la prepariamo come abbiamo sempre fatto, lavorando, e sappiamo che dobbiamo andare là a fare il risultato, metterci belli concreti perché ora contano solo i punti. Grazie.